5 anni fa la tragedia del Vajont, una serata su Rete Veneta per non dimenticare le vittime. Restauro del Ponte Vecchio Poletto, ottime probabilità di evitare la chiusura del manufatto. Abusivi alla Fiera Franca, la locale stacca 7 verbali da 5.000 euro ciascuno. Maxi retata contro lo spaccio di droga, sequestrati 100 kg nei guai un bassanese. FC Bassano 1903, ora tocca alla Coppa Veneto, chi vince viene promosso direttamente. Al concorso per i posti in pediatria si presentano solo due specialisti. Vigilessa salva bambino da shock anafilattico, pochi minuti e la situazione sarebbe degenerata. Buonasera telespettatori, in apertura ci occupiamo del dramma di 55 anni fa, la tragedia del Vajont, dove morirono quasi 2000 persone travolte da un fiume di acqua e fango. Rete Veneta ha realizzato un documentario sulla terribile vicenda e sarà in onda sabato sera con le voci dei sopravvissuti. Ottobre 1963, ore 22:39. Nella notte Lungarone viene letteralmente cancellata da una devastante inondazione provocata dal crollo di parte del Monte Toc all'interno del bacino artificiale creato tra i paesi di Erto e Casso. 260 milioni di metri cubi di roccia piombati a una velocità di 90 km all'ora. La diga da poco creata non riesce a trattenere la furia dell'acqua che s'abbatte sui paesi di fondovalle. 1918 persone perdono la vita, molte mai ritrovate, 500 i bambini morti. Una tragedia, uno dei maggiori disastri dell'ingegneria civile, una strage diretta conseguenza di errori umani, a cominciare dai progettisti e dirigenti della SADE, l'ente gestore dell'opera fino alla nazionalizzazione, che occultarono e coprirono la non idoneità dei versanti del bacino. Le colpe: avere voluto costruire la diga in una valle inadatta dal punto di vista geologico, aver invasato le acque in fase di collaudo oltre i margini di sicurezza, innalzando la quota del lago artificiale, avere svasato in modo troppo rapido, innescando così la frana. Tutti quelli che sapevano hanno taciuto, spezzando migliaia di vittime. Così tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate, ha dichiarato lapidario il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questo giorno della memoria a 55 anni di distanza, un dramma che non si può nemmeno immaginare. Il letto si è piegato in due e ha preso una corsa infinita, sembrava quasi che ci fosse un buco e che io stassi entrando in questo buco. Ho fatto 350 metri in linea d'aria, mi ho trovato appunto sottoterra, avevo fuori un piede e una mano. Ogni tanto cercavo aria per cui muovevo il piede e la mano e questo è una cosa che non riuscirò mai ad essere cancellata dalla mia testa per un rumore. Io ero sotto le macerie e ho fatto anch'io un volo di 200 metri come Michela, dallo spostamento d'aria, e mi sono trovato appunto, avevo una trave che mi impediva le gambe di muovermi, avevo solo la voce da gridare che gridava aiuto mamma, vieni a prendermi. Ma di Erto lo scrittore alpinista Mauro Corona, il paese è stato totalmente ricostruito poco distante dal vecchio, quella vecchia Erto che Corona ricorda così. Sogno di essere nella Erto vecchia, coi camini che fumano e i bambini che giocano per le vie tirando palle di neve, tutto questo solo un sogno. Il sogno della bellezza di quei luoghi distrutti da una tragedia 55 anni fa. E si parlerà della tragedia del Vajont anche questa sera a Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli, una puntata speciale con collegamenti da Lungarone. E oggi anche in molte scuole del Bassanese ci sono state lezioni proprio su questo tema, sul tema del Vajont, una tragedia che non solo è bellunese, ma di tutto il Veneto. Molte scuole hanno messo in campo parecchie attività proprio per ricordare 55 anni, ma soprattutto per far conoscere alle nuove generazioni che nulla sanno, perché noi si dà per scontato che tutti sappiano, ma in realtà i giovani devono sapere, conoscere, capire per essere rispettosi, rendere memoria alle vittime e per crescere con la giusta consapevolezza. Una tragedia che qualcuno purtroppo si ostina ancora a chiamare catastrofe naturale. Lì purtroppo la catastrofe naturale
non fu naturale, ma fu dovuta a imperizia, disattenzione, superficialità e forse anche superficialità voluta, cioè su una situazione che si era già pronunciata come gravissima, che è stata ignorata, che anzi la cui pericolosità è stata aumentata. Questo in spregio a più di 2000 vite che con quel disastro furono spazzate via. Credo che ricordare sia un dovere nei confronti delle vittime, dei superstiti, alcuni erano bambini, ragazzini, oggi adulti e anche vecchi, ma anche da parte di tutta la comunità civile e politica per avere sempre una enorme attenzione nei confronti del territorio. E torniamo ad occuparci del Ponte Vecchio, e aumentano le possibilità che non si debba chiudere ai pedoni. È con ottima probabilità che posso dire che quasi sempre sarà possibile avere un passaggio pedonale aperto, quindi la possibilità di non interrompere il flusso dei pedoni, di restringerlo, ma di mantenere il flusso. Calano le probabilità che sia necessario chiudere il ponte ai pedoni. I lavori di somma urgenza, che a sorpresa procedono a passo spedito, stanno permettendo di tirare il sospiro di sollievo mai così atteso in città. I lavori di somma urgenza volti a aumentare i livelli di sicurezza del ponte stanno procedendo bene, forse anche a un ritmo più veloce di quanto previsto. I sub hanno lavorato in modo incessante, sfruttando anche le giornate miti, nonostante la stagione. Per questa ragione i lavori in acqua sulla prima stilata, la numero 4, sono già terminati. I sommozzatori hanno lavorato anche sabato e la domenica, durante i giorni della fiera, tranne forse per qualche ora quando ha piovuto abbondantemente. Questo ha permesso di completare quasi del tutto la parte di puntellazione in acqua della stilata 4, cioè quella più vicina a Borgo Angarano. Sono già passati i sommozzatori alla stilata 3 per fare anche lì i lavori sott'acqua. Sulla 4 velocemente si salirà con 4 grossi puntelli che poi si stoppieranno e arriveranno fino all'impalcato, quindi fino al pavimento del ponte. A quel punto sarà necessario intervenire proprio sul pavimento del ponte, ma non è escluso che possa essere comunque garantito un accesso su metà della fettuccia, dividendo il lavoro e consentendo ai visitatori di ammirare il ponte dall'interno, di rivolgere lo sguardo alle montagne e all'acqua dall'osservatorio privilegiato. E ricordiamo un altro tema molto importante per il territorio, che è quello del Tribunale. E se ne occupa il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con il seguente quesito. Tribunale di Bassano, il governo decide una volta per tutte, quindi iscriveteci via sms, fax o email. E torniamo a parlare di calcio con un'analisi sulla situazione in classifica dell'FC Bassano 1903. Sognare e segnare tanti gol. Quella che aspetta l'FC Bassano 1903 sarà una settimana importantissima. Si inizia con la Coppa Veneto, sedicesimi di finale. L'appuntamento è per le 20:30 di mercoledì sul campo della Fondanivese San Giorgio. Ricordiamo che la formazione che conquisterà questo trofeo guadagnerà la promozione diretta. L'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, quindi ai ragazzi di Coach Maino è chiesto il massimo dell'impegno. Per quanto riguarda il campionato, dopo la vittoria di domenica, il Bassano dovrà affrontare la difficile trasferta in terra padovana contro l'Ardisci e Spera. I padovani sono staccati di un solo punto in classifica, reduci dal pareggio 1-1 contro l'Uniondese. Il primo posto intanto si avvicina. I giallorossi hanno rosicchiato due punticini alla capolista Badoere e al Galliera, che hanno pareggiato nello scontro diretto 0-0. Ora il primo posto dista solo 4 punti, una distanza che i ragazzi di Mister Maino, sostenuti da un pubblico splendido, proveranno a colmare già a partire dalla prossima di campionato. Ed è stato un successo di pubblico la Fiera Franca di Bassano, ma è stato anche un successo sul fronte della sicurezza. Fiera Franca, festa di tutti. Con punte di quasi 10.000 visitatori, quella dello scorso fine settimana si è confermato di gran lunga la fiera più partecipata del recente passato di Bassano. Fiera Franca sì, ma non per tutti. Per sette abusivi è finita con un verbale da capogiro. L'ottavo venditore invece è riuscito a darsela a gambe, ma ha lasciato sul posto tutta la chincaglieria.
Nell'ambito del controllo sull'abusivismo commerciale abbiamo sequestrato parecchi oggetti, redigendo 7 verbali dell'importo di circa 5.000 euro cada uno e 8 sequestri di merce contraffatta o venduta abusivamente. Nel complesso, merito probabilmente dei controlli straordinari messi in campo da Finanza, Polizia e Carabinieri, il bilancio è stato soddisfacente. Nessun borseggio, nessun danneggiamento, insomma tutti gli elementi per permettere ai visitatori di godersi la passeggiata. È stata una fiera molto sicura, grazie anche all'impegno soprattutto di tutte le forze dell'ordine e della nostra polizia locale. Sono stati messi in campo tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale più di 100 uomini, con centrali operative, il video wall, la centrale operativa della Polizia Locale attiva per tutto il periodo della fiera. Tantissima gente è potuta venire a Bassano, passare del pomeriggio, serate tranquille, in piena sicurezza. Un buon piano, fanno sapere in municipio, che sarà replicato anche il prossimo anno. Parliamo ora dell'operazione di fusione di alcuni comuni del territorio e si andrà al voto il 16 dicembre. Sì, in Veneto 26 comuni il 16 dicembre di quest'anno dovranno ovviamente esprimersi in merito a questi processi di fusione che sono partiti dai sindaci e dai consiglieri comunali e noi come ovviamente regione abbiamo finanziato gli studi di fattibilità e li abbiamo anche aiutati in questi mesi per seguire tutto l'iter amministrativo. Il 17 dicembre probabilmente avremo dei nuovi comuni, più grandi, più strutturati e con maggiori possibilità di offrire migliori servizi ai propri concittadini. Ne sono convinti in regione, visto che hanno dato un giudizio positivo di meritevolezza sui vari progetti di fusione. Mason Vicentino con Molvena, Crespano e Paderno e poi Cismondo il Grappa, Valstagna, San Nazario Campolongo sul Brenta e Solagna per quanto riguarda la Val Brenta. Nasceranno in Veneto 10 nuovi comuni e il numero complessivo di amministrazioni e componenti il territorio regionale passerà da 571 a 555. L'operazione in Val Brenta è la più importante ma anche la più complicata. Ci sono delle perplessità legate soprattutto ai finanziamenti, perplessità legate anche alla perdita magari di identità di singoli comuni. Noi siamo dell'idea che oggi, in base anche ai tagli che hanno avuto i comuni negli ultimi 10 anni, basta pensare che oggi un sindaco governa col 50% di risorse rispetto a 10 anni fa, la fusione, soprattutto per i comuni medio-piccoli, è una necessità. Oggi purtroppo i problemi legati principalmente al sociale stanno aumentando in maniera notevole, c'è la necessità soprattutto di intervenire anche in molti edifici pubblici e oggi abbiamo visto che chi si mette assieme, chi fa le fusioni, hanno la possibilità di ottenere contributi statali e regionali, ma anche hanno la possibilità di attuare delle economie di scala per migliorare i servizi della popolazione. 13 gli arresti nella maxi operazione Bitcoin condotta dalla questura di Padova e uno di loro abita a Bassano. I poliziotti gli hanno suonato il campanello quando fuori c'era ancora buio. Il 26enne bassanese, già arrestato dalla polizia di Padova lo scorso febbraio, è sospettato di essere uno dei cavalli usati dalla gang per lo spaccio di stupefacenti al dettaglio. 13 in totale le persone arrestate oggi, un giro di spaccio definito dagli inquirenti 2.0 per la capacità dei vertici di reinvestire in moneta virtuale gli ormai noti Bitcoin. Questa mattina alle 5 personale del commissariato di pubblica sicurezza di Bassano del Grappa ha svolto una perquisizione a casa di un bassanese, un ragazzo del 92, che già precedentemente era stato coinvolto in un giro di spaccio. Per mesi i poliziotti di Padova hanno tenuto d'occhio un barista sospettato di tenere le redini del giro. 400 i suoi contatti passati al setaccio. A più riprese i poliziotti hanno sequestrato partite di droga fino alla svolta di questa mattina con l'esecuzione delle misure cautelari e il sequestro di altri 20 kg di droga e 5.000 euro in contanti. In totale durante i mesi di indagine sono stati sequestrati più di 200.000 euro e 100 kg di stupefacente. Si tratta di sostanze con un principio attivo oltre 3 volte superiore alla media. L'organizzazione patavina acquistava la merce nel deep web come veri hacker informatici, se la facevano poi recapitare via posta o tramite corrieri per rivenderla. Questo giovane bassanese era stato fermato a Padova con 2 chili di hashish, che chiaramente servivano per lo spaccio nel territorio vicentino e bassanese. A casa sua questa mattina sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish. Guidava un'auto sotto sequestro nei guai un 62enne di Rosà. Questa ed altre notizie nel resto del territorio.
Rosa guidava un'auto sottoposta a sequestro per un 62enne del posto quando si è abbassata la paletta degli agenti del commissariato di polizia di Bassano. Sono cominciati i guai. L'uomo ha tentato di giustificarsi dicendo di non sapere che il suo veicolo era sottoposto a un provvedimento di sequestro, una circostanza che i poliziotti hanno facilmente confutato provvedendo a compilare il verbale a suo carico. La prossima volta, prima di mettersi di nuovo al volante, visto l'aumentare della sanzione, è verosimile che Rosatese ci penserà due volte. Bassano del Grappa, doppio blitz ieri pomeriggio ai giardinetti di quartiere Firenze e Prato Santa Caterina. Un'ispezione richiesta dai residenti stanchi di notare un gran numero di sfaccendati a bighellonare in zona. Gli agenti impegnati nel controllo hanno verificato i documenti dei presenti e identificato una serie di persone. Al momento non sono emersi tuttavia profili di responsabilità da parte delle persone che si trovavano nei due parchi cittadini. Asiago, nonostante l'ambiente meno inquinato, l'altopiano non garantisce uno stato di salute migliore. Insomma, la popolazione gode della stessa salute di quella della pianura. È quanto emerso da uno studio sui dati clinici condotto da 3 docenti dell'Università di Padova, da cui emergono alcune criticità nella popolazione maschile, soprattutto per alcuni tumori come le neoplasie polmonari, 1,3 malati ogni 1000 abitanti in altopiano rispetto all'1 per 1000 nella pedemontana, ed epatiche, lo 0,8 malati per 1000 in altopiano, contro gli 0,3 per 1000 nella pedemontana. Per quanto riguarda invece le malattie cardiovascolari, la tendenza maschile è in netto calo sull'altopiano, dal 3 per 1000 nel 2007 a meno del 2 per 1000 attuale. A Villa Franca Padovana sono iniziati i lavori di sistemazione e di rifacimento di Viale Rimembranza, con abbattimento delle barriere architettoniche e anche la ricostruzione dei marciapiedi su entrambi i lati della via. In occasione dei lavori verrà anche sistemato e rifatto il piazzale prospiciente l'ingresso del cimitero del capoluogo. Con questo intervento e quello in corso su Via Madonna per la messa in sicurezza e mitigazione della velocità si completa così l'opera di sistemazione e riqualificazione del centro del capoluogo. Ora parliamo del concorso per medici e pediatri all'ospedale di Campo San Piero, e si presentano solamente in due. Questa è data la notizia del territorio nel prossimo servizio. Campo San Piero. Si sono presentati solo in due, di cui uno già in organico a Cittadella. Stiamo parlando degli 8 candidati iscritti al concorso per medici pediatri bandito dall'ULS 6. Non arrivano quindi buone notizie per il reparto dell'ospedale di Campo San Piero, che in un solo anno solare, ricordiamolo, perderà 6 medici oltre al primario. Questo non è certo un bel segnale per la nostra pediatria, ha commentato il sindaco Katia Maccarone. Il direttore generale dell'ULS, Domenico Scibetta, mi ha assicurato nuovamente che si sta attivando con l'azienda per garantire la copertura dei medici mancanti, ma ora è necessario che la Regione Veneto intervenga direttamente per trovare una soluzione. Tombolo. Intervento di una vigilessa che ha prestato i primi soccorsi con competenza e sangue freddo, scongiurando così lo shock anafilattico per un bambino. Protagonista di questo intervento è stato il vice istruttore della polizia locale di Tombolo, Chiara Campagnaro, che è stata pubblicamente ringraziata attraverso Facebook dal sindaco Cristian Andretta. La vigilessa ha notato le 3 punture sul collo del piccolo uscito da scuola e ha attivato subito i soccorsi. Carmignano. Bomba Day. Prendono forma i preparativi in vista delle operazioni di domenica mattina, quando il secondo reggimento del genio guastatori di Trento farà brillare la bomba aerea risalente alla seconda guerra mondiale del peso di 500 libre con spolette armate. Un ordigno rinvenuto in un terreno di via Colombare lungo la Postumia da un agricoltore. Il sindaco Alessandro Bolis ha firmato l'ordinanza che delimita le varie aree. Nell'area rossa, con raggio di 700 metri dal luogo in cui si trova l'ordigno, entro le ore 8 di domenica e fino al termine delle attività di disinnesco, è stata disposta l'evacuazione di tutti gli edifici. Dovranno andarsene le persone e pure gli animali. Il nostro telegiornale termina qui, vi ricordiamo alle 21.15 questa sera la puntata speciale di Focus dedicata proprio alla tragedia del Vajont, con collegamenti anche in diretta da Longarone. Ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli questa sera saranno anche Giampaolo Bottaccin, Luigi Del Paus, Alfredo Giacon, Giancarlo Iannicelli ed Elisa Venturini. Ora vediamo le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio intanto dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. La
La freschezza dei formaggi locali la trovi da Cherubin. Latteria 5,90 euro al chilo. Becia Mastea 6,90 euro al chilo. Asiago Dolce 6,90 euro al chilo. Le previsioni per domani: cielo in prevalenza poco nuvoloso, nelle ore più fredde con probabile presenza di alcune nubi medio-basse, nonché possibili foschie o locali nebbie sulla pianura meridionale e nelle valli prealpine. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento o dal più localmente stazionarie. Le massime caleranno un po' in montagna, saranno pressoché stazionarie altrove. Cherubin, tutta la fragranza di pane, focacce e biscotti cotti a legna a 3,90 euro. Vi aspettiamo tutti i giovedì e sabato mattina con degustazione e prodotti tipici locali. Cherubin, a Bassano via Gobbi.